proseguono le nostre interviste scientifiche ed oggi abbiamo nuovamente il piacere di avere con noi il professor Andrea Di Rienzo Businco, specialista in allergologia presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma. Buongiorno professore Di Rienzo Businco e ben ritrovato. Si sente sempre più spesso parlare di allergia alimentare. Può dirci che differenza c'è tra allergia e intolleranza alimentare? Sì, un caro saluto a voi. Beh, la differenza tra intolleranza alimentare e allergia alimentare è una differenza sostanziale, molto importante. L'intolleranza alimentare si può prendere ad esempio l'intolleranza al lattosio, molto comune peraltro nella popolazione generale, e presenta in questo caso per la mancanza di un enzima che serve per digerire lo zucchero del latte, disturbi a carico dell'apparato gastrointestinale, per la maggior parte dei casi, che possono essere sicuramente molto fastidiosi, però direi mai o quasi mai gravi. Sono sintomi che possono essere quelli della nausea, alterazione dell'alveo, disturbi, crampi addominali, che però difficilmente poi portano a sintomi più gravi. Nel caso invece delle allergie alimentari, nel momento in cui per errore il paziente che ne soffre dovesse assumere anche piccole quantità dell'alimento a cui è risultato allergico, questi sintomi possono essere drammaticamente importanti. Pensiamo allo shock anafilattico, quindi una situazione sistemica che colpisce contemporaneamente più distretti nella pelle, orticaria, gonfiore, rossore, prurito diffuso, nell'apparato respiratorio, difficoltà a far entrare l'aria, dispnea, crisi di asma gravi e sintomi sistemici che possono essere quelli di abbassamento della pressione, svenimento. Quindi sono sintomi che purtroppo inevitabilmente possono portare anche a conseguenze molto gravi, finché anche alla morte. Quindi evidentemente l'attenzione nel caso di un allergico alimentare è molto 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 più alta. Come si scopre di avere un'allergia alimentare? Sì, questa è una bella domanda. La diagnosi è importante. Oggi lo specialista allergologo ha tutti gli strumenti per fare la diagnosi corretta di allergia alimentare. Sicuramente ci sono dei test cutanei a rapida lettura, già dopo pochi minuti possiamo avere la risposta e già abbiamo un'idea molto importante di quale potrebbe essere il nostro allergene, che sospettiamo in questo caso un alimento aver dato questi sintomi. I test possono essere eseguiti con degli estratti reperibili in commercio o direttamente con l'alimento fresco poggiato direttamente sulle braccia. Anche un test ematico sierologico ci può dare informazioni molto utili per vedere l'eventuale presenza di anticorpi specifici verso determinanti proteici, verso piccoli pezzettini di proteine presenti negli alimenti, che possono essere anch'essi responsabili dei sintomi legati all'allergia. In ultimo, il test gold standard, cosiddetto più importante che si deve fare per fare la diagnosi definitiva di allergia alimentare, il cosiddetto test di esposizione, di scatenamento in ambiente protetto, ospedaliero evidentemente, si somministra l'alimento che si sospetta possa essere stato la causa della manifestazione di allergia, in questo caso allergia alimentare, e si vede cosa succede dato in ambiente protetto. Quindi quello è anche un test molto utile per fare la diagnosi definitiva. In alcuni casi si deve fare con questo sistema di allergia alimentare. Infine, professore, come possiamo essere sicuri quando usciamo e andiamo al ristorante con parenti e amici? Esiste un sistema di regole che tutela il consumatore? E cos'è l'ormai celebre elenco degli allergeni che troviamo nei menu? Beh, sì, abbiamo il dovere di poter andare al ristorante. In questo momento lascerò perdere le normative, seppure evidentemente molto importanti, legate al Covid, del distanziamento, delle mascherine, delle massime attenzioni ambientali, della sanificazione. In questo momento però noi dobbiamo andare sicuri a un ristorante pur avendo un'allergia alimentare, perché esistono dei sistemi, il famoso HACCP, che è un sistema di gestione della sicurezza delle strutture atte a fornire cibo, in questo caso i ristoranti. Abbiamo tutti noi notato questi elenchi che compaiono all'inizio e alla fine del menu, che ci dicono quali sono tutti gli alimenti presenti all'interno del menu, per far sì che il fruitore, quindi in questo caso anche l'allergico alimentare, possa avere e debba avere sicurezza massima su quanto il ristorante
fornisce al paziente stesso, in questo caso avventore del ristorante. La lista prevede gli allergeni, che sono, nel caso delle allergie alimentari, quelli più spesso coinvolti sono, per esempio, la frutta secca, noci, noccioli, pistacchi, arachidi. È un gruppo che spesso dà questo tipo di allergie, alcuni tipi di frutta fresca, soprattutto la frutta estiva, e poi sicuramente il latte e l'uovo fanno parte degli alimenti a cui gli allergici devono prestare particolarmente attenzione. Quindi attenti a leggere bene un menù, e è molto importante che ci sia questo sistema di gestione della sicurezza attivo per essere sicuri di non trovare alimenti che potrebbero nascondere insidie potenzialmente molto gravi.